Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo video. Questa volta una video ricetta. Ieri vi ho fatto il sondaggio e vi ho chiesto che video volete, che preferite vedere. Vlog, get ready, video ricetta, try on all Primark, delle cose che avevo già acquistato indossate. Mi pare basta. O mukbang. Ha vinto la video ricetta, ma devo dire che è andato molto anche il vlog. E il try on all Primark, quindi comunque vabbè, ve li farò tutti un po' questi video. E fatemi sapere se vi piace il fatto che vi faccio i sondaggi in modo che più o meno scegliete voi che cosa guardare. Questo è un modo anche di coinvolgervi. Se vi fa piacere, fatemelo sapere. Allora, oggi video ricetta di mio suocerino. Insomma, farò in collaborazione con lui praticamente risotto alla milanese coi funghi. Allora, vi dico gli ingredienti che servono. Ovviamente, risotto, la cipolla per fare il soffritto, i dadi per fare il brodo e poi servirà ovviamente lo zafferano. Lo zafferano potete prendere la marca che più vi trovate meglio. Si sa che la marca Leprotto o Zaffi o altre sono buone, però abbiamo provato anche le marche tipo di MD o di Lidl e devo dire che anche quelle sono valide, quindi so, visto che comunque lo zafferano costicchia, non è una cosa che costa poco, quindi prendete quello che preferite. Poi i funghi, invece, prendiamo i funghi quelli nel vasetto. Potete prendere anche i funghi quelli da pulire, insomma, ovvero come preferite voi, insomma, a vostro gusto, ovviamente. E adesso poi vi facciamo vedere la ricetta base di come si prepara il risotto allo zafferano. Si possono anche non mettere i funghi e si possono mettere qualsiasi tipo di funghi, oppure al posto dei funghi si può mettere la salsiccia, quindi poco cambia come procedimento. Fatto sta che la base del risotto allo zafferano si fa in questo modo. Allora, prima cosa bisogna mettere a bagno un bel pentolone di acqua con i dadi. E questo abbiamo già fatto, vi faccio vedere. Ecco qua, qui c'è praticamente a fuoco basso, basso, bassissimo, questo pentolone di acqua con, come potete vedere, ci sono 6 dadi. Questo qua, ovviamente, il brodo non verrà usato tutto, ne verrà usata una parte per 1 chilo di riso. Quindi più o meno le quantità indicativamente sono queste. Se farete ovviamente mezzo chilo, dimezzate le dosi, insomma. Ecco. Poi, ecco, adesso abbiamo messo l'olio nella pentola, in questo tegame tipo wok, molto capiente. Adesso il mio suocero sta tagliando la cipolla, che la fa soffriggere, giusto? Esatto. E poi cosa fai? Poi quando è soffritto metto il riso, lo mescolo un attimino, aggiungo il brodo e poi ci metto il zafferano e i funghi. Eh Il brodo lo aggiungiamo poco alla volta, messo, giusto? sì, No, eh. non va tutto. Eh no, eh. Perché si asciuga un po' alla volta. È bravissimo il mio suocero a farlo. Lo fa anche con i funghi. Poi si può fare anche Con la così. salsiccia, anche Questa è la così. base, giusto, per fare il Sì. risotto alla milanese. È bravo il mio suocero. Ecco, impara che poi lo fai. No, ma questa è la tua specialità, quindi te la lascio fare tranquillamente No, 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 poi. impara te che diventi specialista anche te. Ecco, la cipolla si è rosolata. Com'è buono il profumo della cipolla quando rosa? Eh beh, sì, eh. Adesso aggiungiamo il riso, diciamo un piatto, lo appoggiare sul piatto. Via questa roba qua. Organizzato il mio socio, no? Vedete, appoggiate qua questo. Il riso. Meno. Aggiungiamo il brodo in modo che non si appiccica. Guardate con che maestria lo fa. Che bravo. Adesso pigliamo lo zafferano che così prende il colore.
Io metto due bustine così almeno non rimane troppo anemico. È veramente buonissimo questo risotto che fanno suocero, veramente al top e all'oliva. È più al top all'oliva, secondo te? E basta che sia buono da mangiare poi. Tanto poi lo possono fare tutti, non è che bisogna andare a scuola. No, infatti. Non è che si va alla Ceppo. Insieme a Bobo Vieri, per farli Non era del mangiare. Piero? Quello dopo. Ah. Del Piero è arrivato dopo. Ecco, vedi che ha già preso il suo bel colore giallo. Un profumino. Adesso mettiamo un po' di brodo. I funghi li metti adesso o li metti dopo? Adesso metto un po' di Ah, ok. brodo, Adesso vediamo il passaggio dei funghi. poi mettiamo altri funghi. Io uso quelli in scatola che tanto sono buoni ugualmente. Se volete quelli porcini, allora li bisogna mettere a bagnomaria, acqua Sì, ho già spiegato. tiepida. Sì, ho già spiegato che si può lasciare così, oppure mettere anche la salsiccia. Funghi e salsicce è buonissimo assieme. Ah, sì, no, non ce l'hai mai fatto. Ma io l'ho Salsiccia. fatto con funghi e salsicce. Ma io non l'ho mai No. assaggiato. Ma si può fare anche funghi e salsicce, è ancora più buono. Quando c'era Daniele, come l'hai fatto? Col salsiccia o con i Con la funghi? salsiccia. Ecco, Ah, gli era piaciuto tantissimo. aggiungo i funghi. Ci mettiamo il dito pulito, eh. Adesso bisogna sempre mescolare perché sennò si appiccica e aggiungere sempre brodo. E questo è il procedimento fino a cottura, giusto? Sì. E poi tu ci aggiungi anche il formaggio grattugiato. Dopo ci metto, lo E faccio l'uso? mantecare tanto che va, no, tanto che cuoce ancora, gli metto subito il grana in modo che amalgama bene. Quindi il burro non No, serve. no, non serve. Ok. Allora, cosa fai con lui? C'è già l'olio. Bene. Vi faccio vedere poi a cottura ultimata, così dovrà stare per quanto più o meno? 15 minuti. Ok, ogni tanto lo giri. No, sempre, sennò Ah, si, sempre senza beh, sì. fermarti. No, Ah, ok. sennò si appiccica. Anche se padella antiaderente, però. È bella sta padella, Sì, è comoda perché ci sta 1 chilo di riso che è una bontà. eh? Sì, questo è proprio il tipo il VUC, si chiama così. Ecco qua, cottura ultimata, come potete vedere è molto cremoso, ha un aspetto invitante, bellissimo, proprio l'ha fatto una regola d'arte mio suocero. Ora lo andiamo a impiattare, facciamo la bella fotografia e ci facciamo anche l'assaggio. Ecco qua l'impiattamento, come vedete ancora bello fumante, e ora la mia suocerina, che bel colore, è proprio bello. Si vede proprio bene così e comunque avete già visto questo, comunque questo è il colore, è molto molto bello. Ora vediamo l'assaggio della suocerina. Che bontà! È buono? No, no, ma io lo so che è buono. Quello che fa Guardate. Giorgetta. Buono, buono. Al top lo yeah. Al top. Vedi. Cotta. Bene, spero che questa video ricetta in collaborazione con mio suocero, ovvero ho fatto tutto lui, dettagli, perché comunque lo facevo, ho detto vabbè, se fai quello allora io riprendo, tanto comunque sempre una video ricetta è molto buono, si può fare appunto anche senza funghi o con la salsiccia, oppure come ha detto mio suocero, sia con salsiccia che funghi. E niente, io spero appunto che questo video vi sia piaciuto, che abbia dato spunto per fare le vostre ricettine. Se rifate questo risotto, fatemelo sapere, che lo dico al mio suocero. E vabbè, prossima video ricetta ve la faccio io. Fatemi sapere se volete una video ricetta di primo, di secondo, dolce, salato. Insomma, fatemi sapere voi, sbizzarritevi, che magari facciamo un giorno fisso a settimana. E facciamo le video ricette così rientrano. Bene.
Un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, agli iscritti di sempre, abbiamo superato i 61.000, grazie. E niente, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se siete iscritti iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. E noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi anche al canale di Coppia, Davide Chiara Channel, e al canale Chiara Alessandro ASMR. Bacio e alla prossima, ciao!